Il Castel Trail è una delle novità della stagione 2017 dei trail, che aprirà il calendario delle gare in corsa, delle corse in montagna. Come è nata questa idea? Ma l'idea è nata, in realtà l'idea è da diversi anni che circola a Verres. Già quando facevo parte della Proloco se ne parlava di questo organizzare una cosa per farsi scoprire il territorio. Finalmente dopo qualche anno siamo riusciti, anche grazie alla collaborazione degli altri due comuni e delle associazioni, a veder nascere questa manifestazione. Un'occasione per riscoprire, di riscoperta dei territori, di manutenzione anche dei nostri territori, dei nostri sentieri. Anche perché grazie a questa manifestazione riusciremo a sistemare sentieri che magari sono da anni dismessi, a fare innanzitutto arrivare gente da fuori, perché tra gli iscritti ci sono province di Varese, di Biella, di Novara, di Milano piuttosto che di Torino, quindi persone che magari Valle d'Aosta per queste vengono appunto per questa occasione, spero, mi auguro che si trovino bene e ci ritornino sotto altra veste, quindi da turisti con le famiglie. Quindi un po' questo, un po' la riscoperta del territorio, un po' la, diciamo, anche la corsa in montagna è una cosa che va in questo momento, è una cosa che tira, quindi se la partecipazione c'è mi sembra giusto che vengano, che l'organizzazione continui di questi eventi. E allora che prospettive avete, che numeri pensate di contate di fare? Beh, i numeri sono sicuramente sempre un'incognita, però mi auguro che arrivare almeno a un centinaio, poi per tenersi un po' bassi, un centinaio di atleti, qualcosa in più, quindi i numeri sono un po' questi, quelli che anche le ultime gare hanno fatto. Poi il percorso è un percorso che appunto si fa a marzo magari molti non sono preparati, o addirittura molti invece non vedono l'ora di poter uscire sui sentieri per vedere qual è il loro stato di preparazione, magari ci saranno alcuni sci alpinisti che saranno ancora impegnati nelle loro competizioni, quindi mi auguro che comunque la partecipazione sia buona, almeno anche da fuori valle. Che il nome mi richiama subito alla mente quello del Tour de Chateau, non pensate che questo possa creare, questo è un doppio nome, possa creare un po' di confusione negli atleti? Ma credo proprio di no, anche perché il Tour de Chateau è una corsa, intanto che si svolgerà a marzo, una corsa che è di 170-140 km, quindi è una tipologia differente, e poi noi abbiamo voluto essere più lungimiranti e quindi mettere il nome in inglese piuttosto che in francese, e quindi non credo proprio che desti nessun tipo di dubbio. Poi entriamo un po' nel dettaglio, che magari coinvolgiamo forse anche gli altri due sindaci. La descrizione del percorso in qualche particolarità, cioè si sviluppa in altezza, in chilometri, dove passa, cosa pensate che si possa notare in particolare, le difficoltà tecniche anche che ci sono? Beh, sicuramente il percorso, come dicevo, è un percorso semplice ma da non sottovalutare, anche perché ci sono la prima salita, ma soprattutto l'ultima posizionata a 3 km dall'arrivo, sono delle salite molto impegnative. L'ultima è una salita che se si arriva pensando di aver finito la gara in realtà si salta, perché se non si arriva lì pronti non si arriva più al traguardo, anche perché è veramente impegnativa. Per il resto è una gara veloce perché è fatta di molti piani, molti falsopiani, discese tecniche, però di belle salite e di belli scorci panoramici che verranno assolutamente valorizzati in sede di questa gara, sicuramente passando nella parte bassa della bassa valle, quindi la zona della Dora, fino ad arrivare alla zona più alta, dove si possono ammirare dei panorami sia della bassa valle, quindi vedere la zona di Verres dall'alto, per esempio penso alla Croce, alla zona della Croce, e ammirare panorami di Chalon-Saint-Victor e di Montjouvet, che quindi hanno una realtà, una conformità territoriale sicuramente diversa rispetto a quella di Verres. Un percorso sicuramente, come diceva lui, impegnativo, che lascia il fiato sospeso fino alla fine, perché quando è stato proposto, quando Alessandro insieme alle altre persone che ha citato hanno deciso qual era il tracciato, io quando ho saputo che l'ultimo tratto si ritornava all'altezza di Chalon-Saint-Victor, cioè uno degli ultimi, uno dei punti più alti di tutto il tragitto, sicuramente lascia agli atleti il fiato sospeso, ecco, fino alla fine della gara. Questo è un aspetto particolare, un aspetto sicuramente interessante. E poi inoltre verranno
erano anche coinvolti, adesso si parlava delle riserve, dei castelli, da cui il nome, ma non dimentichiamoci che verranno anche attraversati i villaggi, parlo un po' per il comune di Montjoie, ma vale anche per i miei colleghi, e se vogliamo ci sarà anche uno scorcio di storia, perché che varia di parecchi anni, perché è vero, i castelli si parla di medioevo e quant'altro, però non dimentichiamoci che ci sarà anche un tratto in cui gli atleti attraverseranno la via Francigena, quindi si parla di anni ben prima del Medioevo, e questo secondo me può essere anche molto importante, perché ovviamente la via Francigena è un obiettivo in senso turistico che in primis la regione sta cercando di lanciare. Un comune come il mio, che è attraversato per intero dalla via Francigena, persegue lo stesso obiettivo, e sono convinto che a parte i miei due colleghi a fianco, anche tutti gli altri comuni devono pensare nella stessa maniera.